Come detto nel video di copyright, faccio questa prova. Se mi segnalano l'audio come copyright, allora la prossima volta tolgo l'audio. Mi dispiace, ma va così. Vediamo come va. Ciao di Cuggi, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch Psycho Spettri. Nuovo capitolo, vediamo che ci aspetta. Arriva la tempesta, bellissimo capitolo. Quindi si va Back to the Future, ritorno al futuro, anche se in realtà dovrebbe essere presente, ma va benissimo anche così. Potrei andare nel passato e riprovare tutta la posa di Maximus Mask, ma non c'ho voglia per il momento, forse lo faccio per conto mio, però lo registro comunque, magari succede qualcosa di bello, lo carico come extra domenicale, o forse non lo faccio per niente, vediamo. Giornalista, secondo le previsioni questo tifone potrebbe essere il peggiore da anni. Sì, praticamente è Tifocchio, sì, questo è Tifocchio. Cosa, un tifone? Quando arriverà? C'era un po' di vento prima, però, ma contento, magari ti spazza via casa, tu sei contento. Le case in Giappone fatte di compensato, come in America. So che ti piace il vento, Andrea, ma se è un tifone resteremo bloccati. I negozi chiuderanno, i treni si fermeranno, sarà abbastanza dura. Noi giornalisti non usiamo strano spesso, ma qui il tempo ora è così. Prima piove, poi è bello, poi piove, poi è bello. Il sottoscritto pensa sia strano. Eh? Strano? Che succede? Oh cielo, non mi piace per niente, questo tempo mi innervosisce. Puoi giocare fuori, ma stai molto attento al tempo, Andrea. No, fa niente, penso che mi rilasserò un po' nella mia stanza con un bel libro. Per rilassarti tu leggi libri. Va bene, c'è chi ascolta musica, c'è chi gioca ai videogame e c'è chi legge libri. Un bambino di 11 anni che legge libri. Ci può stare? Un, due, tre, po'! Come un'aquila, non come un pollo. Se no sei una pappamolla! Però con la voce di Claudio Moneta è molto più bella la canzone, dai. Alza le gambe, dai, non fare il pollo! Ehi, abbassate il volume, sto cercando di leggere qui. Perché ti arrabbi, Andrea? È grandioso il programma campo di addestramento quadro, provalo. Mia, sì, perché non ti alleni con noi, Andrea? Te ne stai seduto a leggere senza me e fare un po' di esercizio. Jibanyan, proprio tu parli? Posso leggere se mi va, e poi i gatti non dovrebbero dormire 23 ore al giorno? Comunque sei praticamente uno scroccone, lo sai, vero? Scroccone? Mi hai davvero chiamato così? Beh, se non sei proprio uno scroccone, perlomeno sei un animale domestico. Animale domestico? Già, e io sono il tuo padrone. Cosa? Non sono scroccone, non ho padroni. Ah, davvero? E allora che cosa sei? È lo spirito di un gatto definito patetico dalla sua vecchia padrona. La Whisper, pur tu ti ci metti. Sei così crudele, Andrea. Ehi, sei tu quello che gliel'ha fatto ricordare, Whisper! In effetti. E Shibanyan, non potresti essere un po' più gattesco? Sai, un po' più calmo? Miau, non starò qui a farmi dire come devo vivere. Su, sui voi due, dovete... Non avete mai sentito quel modo di dire? I cani si legano alla persona, ma i gatti si legano alla casa. È il mio territorio! I gatti non obbediscono ciecamente alle persone tipo signor sì, signore. Ma davvero? Lasciamo stare. No, dove scappi, Shibanyan? Oh, Shibanyan. Non pensi che dovresti seguirlo, Andrea? Sono sicuro che tornerà presto. Ho completato le missioni chiave. C'erano delle missioni chiave da fare. Oh mio Dio, non mi ricordo. Vabbè, il serrotto di Shibanyan, la mamma sembrava stressata quando è uscita di casa. Ok, raggiungi il rango B. Ah, ok. No, niente rango B. Prima devo fare un'altra cosa. Prima di fare il rango B devo cercare Shibanyan. Ecco Shibanyan. Ah, eccolo là, Shibanyan.
Cosa sta facendo? Sembra simpatica, gnè. Che abbia sbagliato a scegliere casa? Magari con lei sarebbe meglio. Oh, gnè, lo so, lui mi manca già. Non è la prima volta che vediamo gli sbalzi d'umore di Shibanyan. Ma in quei casi era solo la natura volubile dei gatti, adesso invece... Gli sta bene. Cosa? Non dovresti essere contento, triste, dovresti essere triste. Ehi, se vai via di casa potrei leggere in pace e il cioccolato durerebbe di più. Queste sono ottime notizie. Ma insomma, Andrea, non credi di essere... Cioè... Ah, ma cosa sto dicendo? Non posso permettere a Shibanyan di andarsene. Potresti anche richiamarlo con la moneta yokai tutte le volte che vuoi. Medaglia, scusate. Quella povera ragazza non si merita di averlo tra le scatole. Ma dai, era questo che intendevi? Eccolo, è lo yokai che quel ragazzino insopportabile si porta sempre dietro. Così sembra, Pina, però non credo che questi sciocchi siano problematici con come nemici nel passato. Non capisco perché il nostro capo si sia fissato tanto con questo bambino. Non sta a ne pensare a perché. Eseguiamo gli ordini. Eliminiamo questi sgradevoli yokai che si porta dietro. Giusto. Suppongo che sia anche per il bene di quel gatto yokai. Yeah! Dov'è finito? Che strano, è scomparso all'improvviso. Beh, potrebbero anche provare a chiamarlo con la medaglia, eh. No, tanto per ricordarti che anche se lo yokai sta vivendo una vita per conto suo, puoi chiamarlo in qualunque momento. Però, essendo tornato nel passato, Shibanyan non dovrebbe esistere. Ma... Boh, va bene uguale, credo. Ai ai ai. Eh? Perché non riesco a stare in piedi correttamente? Mia... Mia? Cosa? Sono ridiventato un gatto! Questa è la casa dove abitavo con Emi, vero? Sono tornato indietro nel tempo. Cosa posso fare? Aspetta, Emi è qui. Diamo un'occhiata in giro. Ok. Ho fatto delle scelte nello scorso video, quando ho giocato con Shibanyan. Come Shibanyan, non con. E praticamente ora vorrei provare a fare delle scelte diverse. Quella voce sembra quella di Emi. I tuoi voti sono bassi perché passi tutto il tempo con i tuoi amici buoni a nulla. No, avevo il mal di stomaco, ricordi? Ero mancata qualche giorno. Com'è deprimente. Non ricordo di averti cresciuto per diventare una tale bugiarda. Non sto mentendo, perché non mi ascolti mai? Ah. Oh, Ross. Emi, è tutta colpa dello yokai, parliamoci e fai pace con la mia omma. Non riesci a sentirmi? Lei non mi vuole credere, ma non stavo affatto mentendo. Le mamme possono essere così patetiche. Sto cercando di dirtelo, è colpa di quello yokai, però non puoi sentirmi. Sono contenta di averti, Ross, e con te posso parlare. Emi, ma prima... A credere che ti sia fatto investire da un camion. Patetico. Come ha potuto la dolce Emi dire una cosa così orribile su di me? Deve esserci una ragione, a meno che lei... Sai cosa mi serve, Ross? Prendere un po' d'aria fresca. Andiamo! Non ti preoccupare, Shibanyan, non è che l'ha detto... Che lei ha detto patetica perché... Patetico perché stava incantata. È perché tu ti ricordi male. Già lo sappiamo. Ah, la luce del sole è così piacevole. Adoro questo posto. Sembra che il cielo sia tutto per me. Certo, si sta benissimo. Sai, Ross, che sono la presidentessa del consiglio studentesco a scuola? Davvero? Non me lo ricordavo. Devo sempre essere responsabile. Un buon modello per tutti, eccetera. Ma questo significa che non posso parlarne con nessuno, tranne te. Grazie per avermi sempre ascoltato. Non ti ho mai chiesto se a te va bene. Miau. Oh, bene, grazie. Promettimi che starai con me per tanto tempo. Tutti i gatti sanno che devono...
che li amano. Capito? Ross, Ross, dove sei? Mi cercavi? Miau. Non ti può sentire. Cosa cambia? Allora, non mi sembra questa la parte in cui Shibanyan muore. Proviamo a fare me però, perché l'altra volta ho detto che volevo uscire. Ah, ok, devo uscire per forza, quindi. Ok. I gatti che non escono con i padroni sono un po' patetici. Ma che cosa significa patetico? Non sono sicura. Ross, cosa ne pensi? Miau? No, non va bene. Ho deciso ufficialmente che è patetico. Madonna, questa ragazza è un po' odiosa perché patetico, patetico. Non è tutto patetico, Amy. Pensaci un attimino a quello che dici. Sei la presidentessa del consiglio studentesco, no? Quello sì cambia il vestito. Sai una cosa, Ross? Voglio diventare una stilista quando sarò grande. No, non ci voglio pensare a quello che... Creare tanti vestiti fantastici, puoi farcela. E sì, ce la può fare. Ma non credo, perché Shibanyan... Insomma... Shibanyan vuole che tutto rimanga così per sempre. Sarebbe davvero bello, Shibanyan. Sarebbe davvero bello. Dove è andata Amy? Cerchiamola. Che bello però poter giocare con Shibanyan. In Yokai Watch Blasters si usano gli yokai per andare in giro. No, Blasters, Busters. Che è la parodia di Ghostbusters, ma con gli yokai. Ed è un gioco completo. Non penso uscirà mai però in Italia, perché è uno spin-off. Volevi venire con me? Miau. Sei come la mia ombra, vuoi sempre uscire in questi giorni. Andiamo. Beh, non è che io abbia molta scelta. Tu mi hai chiesto puoi venire, ho detto a me... E tu, i gatti che non escono con i padroni sono patetici. Grazie, quindi devo uscire per forza, mi stai dicendo. Vuoi sapere una cosa pazzesca, Ross? Quella noiosa di mamma sta ancora insistendo per la storia dei voti. Dopo un giorno solo sta ancora insistendo. Mio Dio, che madre odiosa! Pensa che lei tutti i giorni mi rompeva le scatole per i voti. Nonostante andassi male solo in matematica. No, non per far... Per... No, dico... Capiamoci, Amy... Stai buonetta. Mi sta un po' antipatica, Amy, si capisce? Ma tanto antipatica. E ancora non mi crede, sa benissimo che stavo male. Quanto è patetico. Miau. Shibanyan, certo. Grazie, sei l'unico che mi capisce veramente. Anche perché non posso risponderti. Amy. Ehi, Maria, ciao Sara. È verde, si può andare. Miau! Ma certo! Mi ricordo tutto! Mi ricordo perché venni colpito dal camion quel giorno! Ragazzi, io sto avendo i brividi, eh! Non essere frettoloso, gatto! Chi ha parlato? Gettare la tua vita solo per salvare un'umana, e non una volta, ma due. Perché vorresti ripetere l'errore? Ti abbiamo dato una possibilità, gattino, di vivere, e non da yokai. Valuta attentamente, gatto, rimpiangerai questa scelta. Io non la rimpiangerò mai! Mi sacrificherei altre 7 volte per salvare Amy. Guarda, questa parte è sempre stata brutta. Anche l'altra volta quando l'ho rivista durante l'editing mi fa, guarda, è proprio la pelle d'oca. Ross, sei morto? Quindi è così che sono morto. Sei morto? Per salvarmi. Mi lasci così, in questo modo, colpito da un camion. È così, così, patetico. Patetico, patetico, patetico. Perché il mio gatto è dovuto morire? Amy non mi odiava, mi ha amato fino alla fine. Ero arrabbiato con lei senza ragione.
Ross, grazie. Amy, questo è un addio. Sogno certo che diventerai una grande stilista un giorno. Non ti dimenticherò mai, Amy. È stata una strana esperienza, eh già, ma sono felice di averla avuta. Abbiamo fallito nel separare il gatto yokai dal ragazzino. Come faremo a spiegare tutto questo al capo? Oh, non serve disturbarla con queste storie di gatti. Proprio vero. Nessuna ragione al mondo. Sì, perché avete fallito. Vecchie befane. Scusami, Shibanyan. Dovrei essere io a scusarmi. Cercherò di essere un gatto migliore. Mi sono trasferito e impadronito di casa tua senza neanche aver chiesto. Beh, non è stato poi così male. Oh, oh, ecco la riscoperta di una meravigliosa amicizia. Sai che facciamo? Andiamo a casa e mangiamo una barretta di cioccolato. Ottima idea. Oh. Che c'è? Ah, qualche problema? Riguardo alle barrette di cioccolato, Shibanyan, te le sei mangiate tutte? Ehi, gna! I yokai gatti adorano le barrette di cioccolato, sai? Sei un ladro, un cioccoladro. Io mangio quello che voglio, come, quanto e quando voglio. Sembrerebbe che non sia cambiato assolutamente nulla dopo tutto. Dai, va bene anche così. E questa di Shibanyan è completata! Pam! Ottimo lavoro! No, no, molto lieto, no, no. Tu dici solo ottimo lavoro, Whisper. Ok, adesso vado a fare la missione per il rango B, perché quella di portare Tartar Cordo della cosa che il nostro padre ha lasciato sul treno. Oddio ragazzi, quella è una missione pallosissima. Quindi la farò più tardi. Ovviamente non la taglio, ve la faccio vedere, però insomma, vado a prendere Tartar Cordo, insomma, Tartar Cordo senza che ve lo faccio vedere. Allora, certo che mi interessa rendere il mio Yokai Watch ancora più forte. Ok. Raggiungi il rango B. Allora, gli Yokai da sconfiggere saranno segnati con la bandierina, quindi non c'è problema. Oh, attacco 2 di Homblu, perfetto. Ci voleva, dai. Allora, no. Un attimo, vado a ricaricarmi perché mi ha fatto un bel po' di danni, devo ammettere. Ah, questo non ha effetto gli Energy Max, quindi è inutile. Squacignolo invece sta di qua. No, non poteva stare insieme agli altri, signorino. Dai, combatti, vecchio. Vecchio squalo. A te però ti posso colpire con l'Energy Max, sì. Lo sai, vero? Monellaccio. Vediamo un po', dato gli spaghetti soba presi con non poca difficoltà a Tartar Cordo, che non diventa nostro amico, ma ci penserò io a prenderlo. Allora, intanto andiamo qui alla stazione. Qui dovrebbe esserci sempre lo stesso che... Mone piove, di tutto un tratto piove. Va bene, non fa nulla. Nostro padre prende il treno qui, so. Documenti, non saprei qualcosa per suo genitore, mio padre. Esce di casa molto presto, so che lavora a Valdoro Centro. Stazione Primavera. Ok, quindi devo andare a Valdoro Centrale e poi Stazione Primavera. Ho preso Tartar Cordo, quindi ora bisogna andare alla Stazione Primavera. Linea centrale per San Fantastico. No, eccolo qua, per Stazione Primavera. Bisogna stare sempre dietro la linea gialla. Nella vita reale, nei videogiochi no, perché non succede nulla. Anche perché in Giappone i treni non arrivano sparati a 150 km/h come i nostri e si fermano all'ultimo. Perlomeno dove abito io arrivano sparati e si fermano all'ultimo. Quindi sì, c'è il risucchio dell'aria che ti potrebbe spostare e mandare sotto le rotaie nel caso tu stia oltre la linea gialla. Io sono un bambino ribelle e mi metto sopra la linea gialla. Perché mi ha detto un capo ferroviere, che fin quando non stai al di là della linea gialla, stai tranquillo. E quindi io mi metto sopra la linea gialla. Perché sono un bambino cattivo. Intanto attivo anche... Vorrei attivare la... No, ho perso il treno. Tutti a bordo.
Ha un premio super speciale. Eccoci qua, signore, per caso ha visto... Ah, ok. Lei sa già tutto quanto. Che devo andare a Valdoro Centrale. Vabbè, mi tocca prendere il treno. Dopo aver visitato appunto tutti quanti e tre le stazioni principali, ovvero Centrale, Primavera... E... No, aspetta, prima è quella Raggio di Sole, la linea Volpe, quindi Raggio di Sole, Centrale, Primavera e anche l'ultima che era Largo Fortuna, possiamo finalmente andare al centro affari di Valdoro, e sì, va bene, e parlare con nostro padre che dovrebbe essere al piano, boh, non so, all'ultimo piano comunque, o meglio, l'ultimo piano disponibile, perché poi a dir la verità ci sono altri piani nascosti, ma quelli si possono attivare con il Luguro. Ecco qua, l'unico piano disponibile, anzi. Cosa ci fai qui, Andrea? Dunque, ha chiesto a nostra madre se abbiamo trovato i documenti, li abbiamo trovati, però non si ricorda, quindi, insomma, tartarcordo. Ci vuole tartarcordo per farla breve. Lui intanto non si fa domande se io gioco con un orologio che chiama Yokai, dico medaglia Yokai attiva, lui manco se ne sbatte proprio. Dai, tartarcordo, dai, stiragli fuori la memoria. Flush! Ha attivato lo ok, lo scarico. Quello era lo scarico. Mi sono ricordato tutto quello che ho fatto stamattina. Oh, questo sì che è un buon segno. Quindi ora ti ricordi dove ho lasciato i documenti? Vediamo, possiamo rassegnare ciò che ho fatto da quando sono uscito. Ok, tua madre era assolutamente incantevole, quello me lo ricordo. Poi dove sei andato? A Hamburger. Banca salvadanaio. Voleva pagare la mazza da golf che ha comprato in segreto. Magari dovresti parlarne con la mamma. Poi al negozio di biciclette. Ma non posso dirti per cosa, Andrea. Ma non si capisce. Sì, è da Hamburger. Però io già so dove sono i documenti. Si può andare direttamente al negozio di biciclette, davvero. E praticamente la prima volta che ci ho giocato... io mi sono fatto la domanda. Sono passato per tutti quanti i posti che mi ha detto, tranne il negozio di biciclette. Allora, rigiocando a Polpanime, ho pensato, ma se io andassi direttamente al negozio di biciclette? E infatti basta andare direttamente al negozio di biciclette. Eccoci qua, padre. Abbiamo recuperato i tuoi documenti. Documenti smarriti consegnati. Ok, sì, mi vuole comprare una bicicletta. Quindi domani praticamente mi compra la bicicletta. Ecco, credo che si attivi in automatico. Ok, quindi ora posso scegliere quale bicicletta avere. Ok, scegliamo un colore abbastanza virile. Tanto costano uguale. Perché poi dopo il clacson, però me lo devo pagare io se voglio il clacson, quello un pochino più particolare. Bici ciliegi, perché per un bambino maschio la bici rosa, bambino quindi non serve a dire maschio, per un bambino una bicicletta rosa è fantastica, splendida. Mi prendono in giro pure per il nome, quindi andrei con la classica bici brezza. Andiamo con la classica, dai. Finalmente la bicicletta. Le corse in bici, sì, perché appena prendiamo la bicicletta tutti quanti vorranno sfidarci a gara di biciclette. È una cosa un po' particolare, ma io direi che va anche bene. Esatto, Whisper, bene! Anche un bel po' di punti ci danno, 750 punti, esperienza che non sono pochi, anzi, sono davvero tanti. Perfetto, missioni chiave sbloccate. Questo vuol dire che finalmente potremmo affrontare Tifocchio. Perché dobbiamo appunto far passare il tifone, o meglio, far arrivare il tifone... E poi dopo andare a combattere contro colui che sta causando il tifone, ovvero il mitico Tifocchio. Sarà una lotta abbastanza ardua. E dopo questa lotta finalmente si evolverà Komasan in Crinicoma, che non ho fatto evolvere a 25 perché stavo giocando offline per andare a prendere appunto Tartarcordo e mi è salito al 25. E quindi insomma ho pensato, ma non lo faccio evolvere, lo faccio evolvere dopo mentre registro, tanto ci manca pochi punti esperienza. Ecco qua De Bombrello. Ci risiamo. Oh Pioggianna, mio caro dolce tesoro. Oh mio adorato Reilux. Non importa se appartiene alle Polpanime, sarò tuo per sempre. Neppure a me importa se sei uno spiritosso, sarai sempre nel mio cuore.
Praticamente Romeo e Giulietta, Montechi e Capuleti. Beh, questo deve finire. Esibizionisti, stanno quasi dicendo che non avrò mai l'amore così. Oh no, tu sei... Così sai chi sono? Quanto è bello però, dai! Piccioncini che fanno pucci pucci di fronte a me, non c'è nulla di peggio. Ehi, stai indietro! Bleh! Debombrello è debole. Tutto quanto trema, piano, c'è un terremoto in atto. Non so come possa del vento far tremare tutto, ma... lui mi ha trovato per caso. Ciao, sono Debombrello, devi aiutarci ragazzino, in fretta! Ehi, di che stai parlando? Stai sgocciolando sul pavimento? Guarda ragazzino, sei famoso, hai l'orologio e io ti stavo cercando, bello. E cosa esattamente ti porta da noi? Attento al pavimento in legno, grazie. Ok che il pavimento è in legno, ma penso sia legno lucidato, laccato, quindi smaltato. Non penso che un po' d'acqua lo faccia gonfiare. È pandemonio là fuori, di questo passo tutta la città verrà spazzata via. In che senso? Spiegati meglio. Sai, questo tifone incredibile è opera di uno yokai molto lunatico. Gli yokai causano tifoni? Già, e questo dobbiamo proprio fermare, ragazzino. Devi venire con me. Mi trovi fuori, vieni a tutta birra. Ehi, hai detto birra in un gioco per bambini? Potrebbe dare all'alcolismo. No, no, dobbiamo scrivere subito al giornale e far pubblicare un articolo che Yokai Watch è un gioco pericoloso perché dice birra e quindi potrebbe portare i bambini a ubriacarsi, a diventare alcolisti. Questo evento è pazzesco. Basta pignocolare, dobbiamo muoverci, qualcuno finirà male. E allora muoviamoci. Ah, ci sono tanti yokai in giro per la città. Ecco gli yokai, sono qua. Vabbè però, proprio controvento mi devi far andare, Debombrello. Vabbè, è un allenamento per i polmoni, dai, ci fa avere più fiato. Roba da matti, persino gli yokai vengono spazzati via da questo tifone. Non farti colpire dagli yokai volanti, attenzione! Madonna, proprio dritto, in faccia! Ma guardali, tutti e tre danze! Contenti, fieri! Mo' devo andare in giù. Eccomi, Debombrello, sono arrivato. Attenzione a cosa, attenzione? Non c'è nulla che possa... A parte qualche yokai volante... Sto arrivando, Debombrello, eccomi! Oh, lo yokai all'origine di questa tempesta arriva al fiume. Prendiamolo, da questa parte! Ci ha fatto fare il giro più lungo, il maledetto. Quello è ancora lì. No, Relux e Pioggiano sono in un gran bel pasticcio. Per essere nemici girati spiritosi e polpani mi sembra vadano d'accordo. Tesoro, mio caro Relux. Non piace a nessuno. In più le vostre smancerie mi mandano al manicomio. Non ci piacciono i tifoni perché fanno paura. Non è una questione di amore. Ehi, smettila con questa tempesta. Spazzerei via l'intera città. Taci. Cosa me ne importa se tutti vengono spazzati via? Ok. Quindi tu vuoi prenderci un po' di botte? Sì, se mi puntate lo spillo vi dico grazie, ragazzi. Avanti, chiudi sto occhio e facciamola finita. Vittoria! Aia, quello fa mal. Fa molto mal. Vai, offam! Andiamo con l'Energy Max di Amplicamp. Elettro Battilardo! Poi andiamo con Komasan. Ah! Ha chiuso l'occhio sulla mano. Vabbè. Ora non può incantarci con quello. No, poi è quell'altra poi che incanta. Quindi neanche è servito più di tanto. Vabbè, quella evitiamo appunto un po' di danni. Dovrebbe creare
Con quella mano non mi ricordo cosa crea, sinceramente. Mi sta però per la mente che mi è capitato un Amplicamp un pochino con le statistiche basse in difesa. In attacco, o meglio, un attacco speciale, diciamo così, per così dire, è abbastanza decente, ma in difesa mi sa che è proprio a zero, per citare Pokémon, zero EV. Una Sprite Raid. Sì, per forza. Ad Amplicamp. Ma potete colpire l'occhio al centro, ragazzi. No, aspetta, come se n'è andato KO? Allora ci vuole medicina amara che gli rianima mezza vita. Facciamo così. Ecco, Shibanyan è pronto e carico. Andiamo con lui allora. Ecco che anche lui sta a fare occhio ciclone. Tifocchio, dai. Shibanyan, colpiscilo prima tu. Cerca di bloccarlo a tutti i costi. Vittoria! Allora vai, vai con, vai con Komasan. Accidenti, occhio ciclone forte. Onblu. No, Komasan. Mannaggia la peppa. Komasan, rianimati. Vai, resisti ancora un po', Komasan. Vai, Komasan, non importa però, Onblu, mi dispiace, ma non importa in questo momento. Wow. Mi sta facendo seriamente preoccupare, andiamo con Ramen Deluxe su Shibanyan. Ragazzi, è fatta. Grande Spinian. Ottimo. Oddio, dovrei metterli vicini, Spinian e Shibanyan. Spinian, se non sbaglio, è splendido di tribù. Quindi dovrebbero darsi il boost insieme. Molti punti esperienza. Grande. Tecnica di Komasan 2. Vai, Komasan, si evolve. Ok, puoi farlo evolvere, certo. È diventato Krinikoma. Krinikoma. Bene. O dare a Krinikoma un soprannome? No. Come ho sempre detto, mi è molto piaciuto il fatto che anche una volta evoluti è come se tu avessi uno yokai nuovo che non hai mai visto prima. Ha una medaglia a parte. Non è che la medaglia si evolve. E quindi puoi ridargli un soprannome. È questo che mi piace. Se n'è andato, Tutifocchio? La tempesta è finita, che bellezza. Sì, la pressione atmosferica seguita dall'anticiclone oceanico. Pianta la sbuffa di panna, il ragazzo ha fatto tutto. Ho fatto bene a chiamarlo. E questo è il mio modo di ringraziare. È stato un piacere, ragazzino. Ok, lui ovviamente ci dà amicizia, però possiamo trovarlo anche all'inferno infinito, volendo. Vabbè, potevo fargli la voce un pochino più... Dai, bombrello! E Shibanyan se la ride. Coniglietta mia! Luce dei miei occhi! Ah. Whisper poverino non c'entra mai niente e ci finisce sempre per rimettere. Il nostro amore ha creato un miracolo, non ti lascerò mai, mai e poi mai. Guarda quei due completamente nel loro mondo. Il mio pasticcino dolcissimo. La mia tortina alla pesca. Ah, pesca. Forse è pesca. Perché in teoria pesca è la pesca, quella con la canna da pesca, per andare a prendere i pesci. E la pesca è il frutto. Ma io dico pesca perché non mi piace dire pesca. Certe cose mi fanno un pochino girare le pelotas. Scusate il mio francesismo. Oh, la gran battaglia yokai! Di già! Di già! Voilà! Si torna nel passato allora. Abbiamo fatto Back to the Future, ma mo' Back to the Past. A dopo, Andrea! Ciao! Dovremmo uscire insieme più spesso. Sì, Katie, lo penso anch'io. Poi dovremmo sposarci e avere tanti bambini. Anzi, no, aspetta, a me non interessano né bambini né matrimonio. Quindi ci vediamo. Un semplice ci vediamo era più che sufficiente. Whisper non saluta. Whisper è un pezzente. Ci dirigiamo verso casa? Yahoo! Voglio andare dritto a casa e guardare la vicina Armionia alla TV. Mi serve il tuo aiuto, Andrea. Devi venire subito con me. Overnian, qualche problema?
Sta per iniziare una grande battaglia. Una grande battaglia? Venite con me nel passato, ci vediamo alla stazione di Valdor del passato. Sento aria di guai. Già, non è Dovernian essere così serio, o meglio, lo è, ma... Sì, andiamo a vedere cosa non va. Eccomi, Overnian. Siete arrivati, vi stavo aspettando. Cosa intendevi quando hai detto che sta per iniziare una grande battaglia? Quanto ne sai degli spiritossi e delle polpanime? Beh, sappiamo che gli spiritossi sono... Cioè, le polpanime sono... Infatti, gli spiritossi e le polpanime sono le due fazioni... Sono le due maggiori fazioni di yokai. Hai conosciuto Ragabatrax, il generale delle polpanime, insieme a Vapornella? Ah, giusto! Spiritossi e polpanime, due gruppi di simili dimensioni. Sono stati nemici per secoli, ma fino a poco tempo fa erano in pace. Tuttavia qualcosa deve essere successo, guardatevi attorno. Mavalo? Come che si chiama? Malavo? Già, gli yokai di quest'era sembrano un po' strani, che succede? Pare che l'ostilità tra spiritossi e polpanime si siano inasprite. Se continua così, presto sarà guerra totale. Una grande battaglia è vicina. Una grande battaglia? Ma non sapevo di una guerra tra spiritossi e polpanime. Avendo trascorso 60 anni in quel capanno, anch'io ne sono all'oscuro. Ma sta succedendo qualcosa. Nathaniel Concorde sta indagando. Mi scuso per la mancanza di informazioni, ma potete aiutarci? Certamente. Cominciamo dagli yokai vicino alla stazione, sembrano agitati. Ok, vicino alla stazione, eccolo qua prima, va. Oh, Curling e Leccatino. È troppo pericoloso, Tino, rischi di farti male se vai. Non chiamarmi così, io sono Leccatino, non prendere in giro il mio nome. Diventerò un eroe nella grande battaglia e nessuno mi prenderà in giro. Tino, no! Stavano parlando di una grande battaglia. Proprio così, impicciamoci un po'. Oddio, la guerra. In teoria sarebbe guerra. Scusami, Curling, stavate parlando di una grande battaglia? Slurp? Sì, esatto. Vuota il sacco, signora Lingua. Di che battaglia si tratta esattamente? Non so molto. Solo che Spiritossi e Polpanima hanno iniziato a combattere. Le cose sono andate peggiorando e ora ci sarà battaglia nella piana ciabatta. Se due schieramenti si scontrano ci saranno solo feriti e non vincitori. Dobbiamo dirigerci dunque ora alla piana ciabatta per investigare su quello che sta accadendo in questo momento. Allora corriamo, sprintiamo verso la meta in sella nostra bici. Mi fa pensare un pochino il fatto che la piana ciabatta si trovi dove è collocato l'inferno infinito nel presente. È particolare come cosa. È come se stesse a simboleggiare il fatto che anni prima molte anime sono cadute e quindi ora vagano per l'inferno infinito. Ne è passato di tempo, Arachnus, sempre con quel ridicolo broncio. Ragabatrax, sempre banale, vedo. Non che mi aspettassi niente di straordinario da un generale polpanime. Sei bravo solo a parlare. Un generale degli spiritossi non può fare altro. Eccoci al dunque. Finalmente chiudiamo la faccenda nata secoli fa. Non avrei scelto modo migliore. Ribalterò quel broncio, letteralmente. Cioè che gli strappi la bocca e gliela rigiri? Vedremo, come preferisci. Ma che dialogo è? Ed eccoci qua, noi siamo gli eroi. Eccoci, forse siamo ancora in tempo per la grande battaglia. Non mi sembra che sia già cominciata. Vapornella. Sei qui, cara. Oh, ciao Andrea. Grazie ancora per avermi aiutata tempo fa. Vapornella, non sarete mica qui anche voi per la grande battaglia? Invece sì. Quindi, polpanime o spiritossi, Andrea? Da che parte stai? La storia cambierà un po' a seconda che tu scelga spirito o anima. Nelle due storie cambieranno anche alcuni yokai che potrai incontrare.
Mi schiero con le polpanime. Polpanime, rimango con le polpanime. Ah, polpanime, naturalmente. Ok, vi porterò dal generale, seguitemi. Ho premuto start per sbaglio. Volevo godermi la scena, in realtà. Shibanyan che spia da là, da lontano. Ok, eccoci arrivati. Questa è la base delle polpanime. Sembra qualcosa che si vede solo nei documentari storici. Io mi fermo qui. Il generale è da quella parte. Grazie, Vapornella. Prego. Ok. Andiamo dal generale Ragavatrax, allora. Che tensione. Sì, Whisper. È un generale delle polpanime. C'è Kyubi e c'è Ragavatrax. Oh, che sorpresa. Non mi sarei mai aspettato di vedere un umano qui. Cosa diamine ti porta qui? Sta per diventare un campo di battaglia, sai? Perché state andando in guerra? Se solo spiritossi e polpanime parlassero. Ah, non posso sopportare quegli spiritossi. Pensano di avere ragione, non pensano nemmeno che ci sia un altro modo. Oggi però è il giorno in cui chiudiamo finalmente una vecchia faccenda. Una vecchia faccenda? Devono esserci in gioco vie di pensiero profondamente differenti. Il corno della battaglia. Nye! Finalmente, comincia la battaglia, non si torna più indietro. Molto bene, Ragavatrax, siamo pronti a partire. Kyubi, elimina la base degli spiritossi. Sei l'arma più potente che abbiamo. Non si deve preoccupare. È stato saggio scegliermi per questo incarico. Tutti gli estranei devono andarsene prima di diventare vittime. Ah, che paura! Non dategli troppo peso, è sempre così. Aiuto, generale, il nemico si avvicina allo specchio guardiano. Che? Non va bene, quello specchio è vitale per la protezione della base. Esatto, lo specchio guardiano crea una barriera sacra attorno alla base. Se la barriera cede saremo totalmente esposti agli attacchi nemici. Cioè significa che il mio bellissimo corpo da valletta è in pericolo? Ti ho vista per attaccare la base degli spiritossi. È troppo tardi per richiamarlo. Portatore dello Yokai Watch, posso chiederti di proteggere lo specchio? Per ora sarebbe meglio fare quello che chiede il generale, Andrea. È troppo tardi per impedire la battaglia, ma possiamo tenerla sotto controllo. Se vogliamo dissuadere spiritossi e polpanime, dobbiamo fermarla. Potresti darci una mano? Se la battaglia infuria, i miei cari amici? Capito, fare il possibile per aiutare. Andiamo allo specchio guardiano allora, prima. Ah, ok. Oh, Corocchio! Che cosa volete? Non ho tempo da dedicarvi ora. Devo infrangere lo specchio guardiano e rovesciare la base delle polpanime. Ora siete nel mirino, vi insegnerò cosa succede a farmi arrabbiare. Corocchio, tu devi stare calmino. Perfetto, allora. Crinicoma sta lì in attesa di essere usato. Beh, per 86 punti esperienza, chissà quanto poteva essere efficace, Corocchio. Piu! Sembra che sia tutto a posto. Ritorniamo alla base e facciamo rapporto. Di già? Così subito? Eccoci, abbiamo fatto! Oh, ho sentito delle vostre imprese. Eravate impegnati ad aiutarci. È ora di attaccare la base degli spiritossi con tutte le nostre forze. Ci darete una mano, vero? Che cosa vuoi fare, Andrea? Ok, vi aiuterò. Ah ah, sapevo di poter contare su di voi. Andate a parlare con Vapornella. Perché proprio Vapornella? Lo saprete una volta che sarete arrivati. C'è una strana roccia a est della base. Vapornella vi aspetta lì. Vi ragguaglierà lei. Capito? Ovviamente le battaglie non ve le faccio vedere tutte, perché sarebbe alquanto inutile. Come ho detto, più che altro questo sarà un... Anche se farò un let's play completo, sarà una coverage. Quindi coverò le parti più importanti. Conquista le rocce. E noi le conquistiamo. Potremmo anche conquistarle a caso, non serve per forza quelle che vengono indicate, Volto vuoto infatti è uno yokai degli spiritossi e si può trovare anche nel gioco. Ah, non ho l'energy max carico, ma vado con Spinian. Ah, pochi punti guadagniamo. Vabbè, dai.
Dunque devo batterne o 3 o 4, non so di preciso. L'importante è che si rafforzi la difesa della base. Ah, è Furio. Ah. Ok, Scaragone Scarafante, classico, classico. Oh, e vai. Dai che fra poco si sale di livello. Sono sempre contento quando i miei yokai salgono di livello. Ah, Fuimura mi piace come yokai. Vabbè, anche Fuimura è fatto, anche se mi piace come yokai, ho dovuto farlo fuori per andare avanti nel gioco. Ok, e forse abbiamo finito? No, ne manca un'altra. Spero che sia l'ultima, perché... Boh, io parlo a caso. No, contropeso armato, come si chiama quello? Quel coso carro armato, come... Sì, peso armato e carperso. Persa armato, ma che nome è? Non mi ha creato grandi problemi. Oddio, sforbifuoco, bello! Sto yokai è fantastico. Ah, proprio la difesa è proprio distrutta ora. Ma non posso andare avanti. Scopri come superare la barriera. Ah, contro con Leo Forte dobbiamo parlare. Difendo questa base, quindi devo battere lui. Devo battere Leo Fuoco. Hai anche due Leo Pigro che ti assistono? No, sta da solo. Hai Leo fermo, mi dispiace. Mi ha battuto, e dire che mi sentivo così pronto. Ok, andiamo alla collina rocciosa. Ok. Sì, ma qui mi manda Leo Forte. Ah, invece c'è Kyubi. Quella Kyubi! A posto, vai, distrutti. Perfetto, Kyubi. Meglio di questo che voglio. Però scompare. Boh. A caso. Ok. Vabbè, a parte gli scherzi. Ripeto, è una coverage. Oh, Resistofante è interessante perché può resistere a due volte il KO. Quindi anche se lo mandiamo KO per una volta, può resistere ancora una volta e un'altra volta ancora. Cioè praticamente due volte dobbiamo mandarlo KO per vincere. Ok, ora conquistiamo la base. Cioè, o meglio, chiudiamo lo specchio e conquistiamo poi la base. Dovremmo romperlo. Eh sì, Whisper, ma tu non puoi avere informazioni sullo Yokai Pad. Fatti da parte! Per lo shopping online. Ma poi dove ti colleghi al passato? Cioè, nel passato come fai a collegarti online? Non esisteva a quel tempo la connessione. O meglio, esisteva, ma non era come oggi, tutto diverso era. Capito? Con una semplice botta di ventaglio è riuscito a bloccare lo specchio. Ah, tocca a me ora andare a conquistare la gloria per voi polpanime. Ma non mi ringraziate, fatemi solo una statua d'oro fondendo i vostri più preziosi gioielli. Se non li avete, rubateli e poi fatemi la statua. Insomma, un po' di riconoscimento lo voglio pure io. Tutto il lavoro faccio. Se vado un pochino più spedito è perché voglio fare tutti e due gli episodi in una volta sola, cioè... Vedo che posso riuscirci. Ma cacchio, Spinian! Beccati questo, beccati. Voi! Ma non schietta mai sforbifuoco? Oddio, quanto sono forti, eh? Ci pensa Homblu a sistemarvi ora. Vai, Homblu! Per i monelli! Manca l'ultimo, è andata.
Oh, ce l'abbiamo fatta. Dovrei allenarmi un pochettino, eh. Dovrei allenarmi un pochettino, a dire il vero. Sì, sì. Perfetto. Oi, una vittoria notevole. E adesso mi dici perché Spiritosti e Polpanime si combattono a vicenda? Come ho già detto, sarà a causa di vie di pensiero profondamente differenti. Centinaia di anni fa, prima della divisione in Spiritosti e Polpanime, Ragabatrax e io volevamo fare un dono a Emma grande da parte di tutti noi. Chiaramente decidemmo che l'unico dono degno di un re fossero brioche. Certo. Ma Ragabatrax, quel folle, insisteva con bleh, brioche alla panna. Brioche? Quando chiunque sa che le brioche alla crema sono le migliori in assoluto. Scoppiò un grande litigio. Non volevo ascoltare le mie ragioni, punto e basta. Vennero coinvolti un sacco di yokai. La situazione sfuggì di mano. Dove vuoi arrivare? Spiritosti di vendere i favori alla crema, Polpanime quelli alla panna. E così cominciò il perenne conflitto sulla farcitura delle brioche. Quando sappiamo che le migliori sono quelle al cioccolato. Bravi fessi. Tutto questo per delle brioche! Che motivo stupido per combattere! Stupido? Stai scherzando? Solo a pensarci mi si è rivolta lo stomaco. Cavoli, cioè, a me piacciono entrambe, non fa molta differenza. Ma penso di aver capito. Anche mamma e papà hanno litigato per le brioche. Ma se lottate per entrambe, vuol dire che sono entrambe buone, no? Entrambe. Avreste potuto evitare questo caos se aveste preso entrambi i tipi di brioche. Ci volevo un ragazzino di 11 anni per dirvelo, per farveci arrivare. Talvolta ti fai coinvolgere da una fazione senza volerlo. Prima che te ne accorga, la relazione si è logorata fino al punto di rottura. Rimane solo un grosso problema. Nathaniel? Quale grosso problema? Radunate tutti gli yokai, poi vi darò tutti i dettagli. Mo' arrivano gli spettrali, dai. Ok, Spiritossi e Polpanime. Polpanime e Spiritossi. Tutti gli yokai sono qui. Volevi dire qualcosa, Nathaniel? Ha scoperto chi ha orchestrato questa battaglia. Il vero volto del male. Ecco il male smascherato! Gna, leccatino era... Uno yokai spettrale! Un po' tutti. Qualcun altro? Per il mio soffice ripieno, tutti questi yokai spettrali erano qui con noi. Lo scopo degli spettrali era mettere zizzani e farli combattere. Sorpresi? Pina e Gina, maledette! Non volevi dire Pina e Gina, non vi avevamo sconfitto? Che ingenui, possiamo rinascere quanto vogliamo col potere del capo. Capo? Incantare umani yokai e cominciare una faida che distruggerà entrambi. Un piano così semplice. Non perdonerò chi mi intralcia. Dan dan dan! Dan dan dan! E questa chi è? Eccola, si presenta. Dekadama! Sono la manager. Supervisore. No, sono il capo degli yokai spettrali. Potrai definirmi il mostro finale con la musica sinistra. Dan, dan, dan. È troppo bello quando infrangono una parete. Ci ha lasciato qualche danno, ma... Va bene, quindi questo video, Kuj, finisce qui. Ho fatto due capitoli in uno perché il capitolo, quello di cercare, quello di Tifocchio, diciamo, si avvicina alla tempesta, era da cercare un po' di cose, quindi insomma è stato abbastanza veloce. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, nel prossimo daremo la caccia agli spettrali, quindi sarà un capitolo leggermente più lunghetto e penso che farò solo quello, poi c'è il capitolo finale se non vado errato. Quindi... Come sempre io vi ringrazio per aver seguito questo video, in descrizione come sempre link per Twitter, vediamo come va con il copyright, spero di non dover disattivare l'audio, ma ad ogni modo nel prossimo video vi darò tutti gli aggiornamenti necessari. Quindi ci vediamo domani, bye bye!